Ho appena aperto un mondo su Minecraft e ho sentito qualcuno di strano. Era una sorta di miagolio, tipo di un gatto. Mi muovo un attimo, cerco di capire che cosa è successo perché non riuscivo a crederci. E attenti, qua arriva la parte più inquietante. Taglio il legno e... Oh no no no, ma cosa ci fa Talking Tom qua? Ma raga, ma io stavo prendendo solamente l'albero. No no no, per favore, no no, mi sta ammazzando, scappa, 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 per carità. Via. Devo trovare un posto sicuro. Il posto sicuro è tecnicamente qui. Proviamo ad entrare qui dentro, raga. Ho paura. Non c'è nessuno qua, vero? Perché c'è del ketchup? Perché c'è del ketchup per terra? Ok, facciamo così. Siccome non ho materiali, direi di scavare immediatamente. Tranquilli prima di tutto. Oh, povero Dunis. Non sapeva cosa lo aspettava. E no, la parte inquietante non era solo Talking Tom. Quella era una piccola parte di quello che stava per succedere in questo mondo. Non vorrei mai che potesse venire qua. Direi di andare a prendere del cibo più avanti. E poi andare a farci magari tipo una fornace, un qualcosa. Adesso vediamo un attimo. Senza farvela troppo lunga, ho raccolto del cibo. Sono andato un po' in giro a prendere un po' di cose. E tutto d'un tratto succede che vengo teletrasportato su un pianeta. Ma scusatemi, sono pazzo? Sono pazzo? Ma io non riesco a capire. Io non capisco. Cosa diavolo dovrebbe essere successo qui? Punto di domanda. C'è scritto: preparati per il Tom, quando il sole sorgerà dovrai combattere. Bene, ed è già mezzanotte. Io so già come funzionano questi pianeti, non preoccupatevi. Tecnicamente se io scavo qua sotto ci sono dei blocchi, non c'è solo il diamante, non preoccupatevi. Allora, ci sono un po' di blocchi. Praticamente questi pianeti sono miei pianeti maledetti che mi seguono da un bel po' di tempo e che... nascono quando praticamente ci sono delle sfide che dobbiamo affrontare tutti insieme. Questi sono i pianeti di Dunis, pianeti di Dunis Place. E sono veramente strani. Ok, allora, tecnicamente io adesso mi devo fare un piccone in ferro così riesco a prendere i diamanti. Poi dopo dai diamanti passo e mi faccio un'armatura in diamante e la spada in diamante e tutto in diamante. Comunque dai, direi che di diamanti ci siamo. Ok, perfetto, adesso abbiamo l'armatura in diamante. E ora, sapete cosa possiamo fare? Anche tutti gli attrezzi. Ok, allora tecnicamente la notte sta per finire, beh più o meno, in realtà manca ancora un pochetto. Però qua io direi di farci una piccola protezione. Questa sarà la nostra protezione per il tommetto. Così, così, perfetto. Questa dovrebbe essere l'uscita. Oh, raga, porca miseria, lo sapevo. Questo è Angry Talking Tom. Allora, stiamo tranquilli che qua io mi sto prendendo un infarto e non sto affatto esagerando. Allora, tecnicamente, se riusciamo ad ucciderlo, usiamo l'ascia che è più potente. Oh, mamma, raga, è potentissimo. Infatti sta sorgendo il sole. Via, no, vai, via. Accidenti a lui che sono morto. No, ti prego. Dai, raga, ma è difficile, perché è così difficile? Porca miseria, muori! Oh mio Dio, finalmente! E ora posso buttarmi giù, spero, no? Oh, ok, sì, perfetto. Sto cadendo lentamente, per fortuna. Però no, quegli scheletri non vanno fatto bene. Ok, perfetto, direi che... forse Talking Tom è stato tolto da questo mondo, forse non lo so. Però chiaramente se volete vedere altre sfide con i pianeti, scrivetemelo nei commenti. E io le farò! E al prossimo video!